Buonasera, buonasera a tutti. Parlavo prima con l'assessore, che mi capita spesso quando vengo qui al comune, di fermarmi proprio in questo punto, guardare in alto ed emozionarmi. È un monumento bellissimo, alto, imponente, che sovrasta tutta la piazza. Però oggi mi sono soffermato non tanto su questo bellissimo monumento, ma sul nome di tutti quei ragazzi che stanno scritti su quelle lapidi. Ecco, mi ha colpito e mi emoziona tanto il nome, innanzitutto la familiarità di quei nomi, cognomi di Roccamonfina, cognomi che esistono tuttora. La seconda cosa che mi ha colpito e che mi inibisce nel parlare è la loro data di nascita. Cioè, i caduti di Roccamonfina, la maggior parte di loro, avevano l'età mia, se non più giovani di me. Loro strappati da Roccamonfina, allontanati dalle madri, scaraventati lì al fronte, dove hanno conosciuto fame, malattia, disperazione, sofferenza, morte. Quindi caduti in un campo di battaglia, lì abbandonati, e noi dobbiamo cercare di immaginare quello che hanno pensato, a quante volte hanno pensato a questa piazza, alle loro madri, alle loro fidanzatine, ai loro amici, ai loro castagneti, e non sono più potuti tornare. Beh, loro però ci hanno lasciato un insegnamento, ci hanno fatto capire che Roccamonfina può risorgere solo con la collaborazione e l'unione. Lo voglio ripetere qui a gran voce, perché oggi sono un po' amareggiato, perché continuano ad esserci anche qui a Roccamonfina nel 2015 dei personaggetti locali che vogliono invece un clima fatto di odio, di violenza, non vogliono una Roccamonfina unita. Ecco, io voglio dire a questi signori, molti sono qui presenti, che la campagna elettorale è finita, ma è finita 2-3 mesi fa, 2-3 mesi fa è finita. C'è chi ha vinto e chi ha perso, punto, basta. Adesso occorre collaborare, questo è l'imperativo. Quindi da sindaco il mio invito e il mio augurio è quello che da oggi a Roccamonfina prevalga su tutto uno spirito di fratellanza e di collaborazione. Non lo chiede Carlo Montefusco come sindaco, lo chiedono i cittadini e lo dobbiamo a quei ragazzi, i cui nomi sono su quelle lapidi. Loro sono morti per la libertà. Voglio velocemente ricordare qualche nome, facciamo un forte applauso e poi purtroppo stringe e non ne abbiamo tanto. Ecco, allora facciamo un ultimo saluto a Domenico, ad Alfredo, Antonio, Tommaso, Giacomo, Silvio, Vincenzo, Alfredo, Umberto, Antonio, Serafino, Michael, Armando, Mattia, Aquilino. Ecco, loro non verranno più dimenticati. Non voglio più vedere qui i bambini giocare su queste lapidi che meritano rispetto. Da domani verrà fatta un'ordinanza, verranno ripulite, verrà fatta una zona di sorveglianza diretta. E iniziamo a stabilire il principio del rispetto dei caduti. Non voglio le solite frasi che si dicono qui di circostanza scaricate su internet. Bisogna far capire ai bambini cosa sono quei nomi lì. Quello non è uno scivolo, ma è una tabella di eroi roccani con la R maiuscola. Signori, allora adesso torniamo in chiesa e poi inizierà la salita del nostro santo. Grazie. Allora, segue ora l'inno nazionale.